L'Istituto Arvaralto da anni interagisce con enti territoriali del mondo del lavoro, tra cui il Collegio dei Geometri. Rivolgiamo ora alcune domande ai due geometri qui presenti. Nome e Federica Cosentino. Fabio Sgro. Da quanti anni sei iscritta all'Albo dei Geometri? 15. Dieci. Chi è il tecnico di costruzione ambiente territorio? E l'evoluzione del geometra. Il geometra 2.0. Wow! E che cosa può fare per la tutela dell'ambiente? La prima cosa da fare, già in fase di progettazione, è monitorare il risparmio energetico e ovviamente lo si fa essendo sempre aggiornati sui materiali da costruzione e sulle nuove tecnologie costruttive che ormai vertono sempre di più verso un'ottica green. Sicuramente la progettazione negli ultimi anni è cambiata. Oggi abbiamo la fortuna di avere dei software che ci consentono di progettare la parte impiantistica e appunto la parte energetica già in fase preliminare, quindi beneficiando di un notevole risparmio di tempo e una notevole riduzione di errori. Nel contesto di crisi in cui viviamo, che cosa può fare un tecnico di costruzione ambiente e territorio per uscire vincitore? Rinnovarsi senza dubbio, deve saper cogliere le occasioni che il mercato dà in quel preciso momento. Ad esempio, oggi c'è il bonus del 110% che coinvolge diverse figure professionali, tra cui molte figure tecniche. Sicuramente fare squadra, unirsi e quindi mettere ognuno nei confronti dell'altro a disposizione le proprie competenze. A mio avviso, anche in questo particolare momento, il geometra può sicuramente dire la sua. Abbiamo la grinta giusta. E qual è la principale innovazione tecnologica del vostro settore? Beh, negli ultimi anni ce ne sono state diverse, ad esempio l'utilizzo dei droni per l'aerofotogrammetria, oppure i rilievi con i laser scanner, perché permettono di ottenere dei modelli anche in 3D degli edifici esistenti. Il BIM appunto è un sistema di progettazione a 360 gradi che ci permette di creare quindi un edificio virtuale andando già in fase di progettazione, quindi in fase preliminare, a studiare gli impianti di quel determinato edificio, le strutture. Sicuramente questa è una delle più grandi innovazioni a livello tecnologico e a livello progettuale della nostra professione. Esiste un confine tra creatività e tecnica? No, non deve esserci un confine definito, perché la creatività senza la tecnica sarebbe fine a se stessa. Ma la tecnica senza la creatività renderebbe noiosa la progettazione. È difficile identificare un confine tra creatività e tecnica. Secondo me il geometra deve unire questi due aspetti ed è proprio lì che appunto nasce la figura del geometra. Che cosa può fare un diplomato in costruzioni, ambiente e territorio? Ha diverse opzioni, può proseguire con un percorso universitario o pensare alla libera professione o buttarsi direttamente nel mondo del lavoro, nelle imprese o nelle aziende. Del resto, con l'alternanza scuola-lavoro, possono crearsi delle collaborazioni che dopo il diploma si trasformano in assunzioni. Un diplomato in costruzione ambiente e territorio può sicuramente partecipare a dei concorsi pubblici, quindi andare a ricoprire dei ruoli tecnici all'interno delle pubbliche amministrazioni. Consigliereste quindi ai ragazzi di scegliere questo percorso di studi dopo le scuole medie? Assolutamente sì. Certo che sì. Volete dire qualcosa? Chi vi ascolta? Sì.
Geometra. Geometra è meglio. Salutatevi. Ciao Fabio. Ciao Fede. Ciao, vi ringrazio. Grazie.